oggi c'è una bella sorpresa, una grande artista. Però è bello perché fino a poco tempo fa, cioè tutte le edizioni che io ho fatto al Cantafestival Giro, era lei che mi presentava. Invece adesso sono io che presento Elena Presti. Grazie Nadia, effettivamente ciao. Abbiamo cambiato, però sono contenta di essere presentata da te, visto che anche tu sei una grande artista e con tanti successi discografici. Anche tu. E quindi ti sto seguendo. Grazie che sei venuta qui con noi. Ti ringrazio tanto. Non potevo mancare, visto insomma l'invito. Sì, esatto. Vieni da che città? Da Reggio Calabria. Dobbiamo fare un po' di tournée estiva, appunto, un po' di e siamo in partenza. E quindi siamo in partenza, poi anche in Puglia, poi vabbè a Roma tanti eventi e quindi di qua e di là per l'Italia. Allora, possiamo dire dove ti possono trovare, a parte i social network? Vabbè, certo, Facebook. Poi, vabbè, guardatemi anche su YouTube, ho parecchi video. Adesso proprio in uscita il nuovo singolo, dopo il successo anche di La Flamenco e dopo Little More, che sono stati due dischi d'oro, perché, diciamo, distribuiti in tutte le hitmanie, in tutte le compilation. Posso mettere Elena Presti e seguire magari, ecco, l'ultimo brano che prendila così. E un remix ovviamente di Gianni Gandi, che è il mio Gianni, ciao Gianni, e poi Pietro Fotia, anche un altro autore sempre calabrese ma molto valido, e la Mediterranos Production è la casa di produzione discografica, che è un'etichetta indipendente ma distribuisce in tutto il mondo molto bene un sacco di titoli, quindi andate a cercare anche Mediterranos Production, Gianni Gandi, e poi è un remix a Love in Time, che sarebbe Marcello Sound. Quindi tu sei un ospite fisso ormai, perché sei una portante, proprio una colonna portante del Cantafestival Giro. Allora insieme dobbiamo salutare anche Mario Serafino, che appunto è il produttore del Cantafestival Giro, e siamo insomma tanti anni insieme, quindi al Maiora con tanti nuovi ospiti. Poi Roberto Serafini, Umberto Napolitano, anche Tino Maiolo di Radio 1 New York. Tino, ciao Tino, grande. Tutti grandi ospiti del Cantafestival Giro e anche le nuove proposte. Siamo anche Federico Sagliola, Fabrizio De Luca. Allora salutiamo, che sono già invitata al prossimo Cantafestival Giro. Esatto, esatto, che registreremo a ottobre. E naturalmente sei qui, ci canti qualcosa. E beh certo, io vi voglio cantare qualcosa, visto che c'è anche un bel palco, belle luci, ne approfitto. Andiamo. Per cosa ci ascoltare? Prendila così. Prendila così. Elena Presti. Ciao. Possiamo farne un dramma. Conoscevi già, hai detto, i problemi miei ti donna. Certo che lo so, certo che lo so. Non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare. Forse è tardi rincasare voi. Che non vorrei, io sto bene in questo posto. No, che non vorrei, questa sera è ancora presto. Ma che sciocca sei, ma che sciocca sei, a parlar di rughe, a parlar di vecchie streghe. Meno bella certo non sarai. E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, e tu sai che io potrei purtroppo, anzi spero, non essere più sola. Cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu.
piace l'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi di più. Lasciami giù qui, è la solita prudenza. Loro senza me, mi hai detto, è un problema di coscienza. Certo che lo so, non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare, ora è tardi rincasare voi. Che non vorrei, io sto bene in questo posto. Ma che non vorrei, dopo corro e faccio presto. Ma che sciocca sei, a parlar di rughe, a parlar di vecchie streghe. Meno bella certo non sarai. E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, e tu sai che io potrei purtroppo, anzi spero, non essere più sola. Cerca di evitare tutti i posti che frequento, che conosci anche tu. Nasce l'esigenza di sfuggirsi